Momenti di tensione ieri mattina nell'istituto comprensivo Lombardo Radice a Vittoria. Un'insegnante, vedendosi aggredita, ha chiamato la polizia che è intervenuta prontamente e ha accertato quanto accaduto. La nonna di un bambino di 7 anni che frequenta la scuola elementare avrebbe preso di mira la docente, accusandola del fatto che il proprio nipotino era stato portato fuori dalla classe già alle 9 del mattino. L'insegnante sarebbe stata strattonata e fatta oggetto di insulti. Il problema nasce dal fatto che il bambino che soffre di disturbi della condotta avrebbe diritto ad un insegnante di sostegno che però non è stato assegnato. Non di meno, un apposito insegnante è stabilmente destinato alla cura del bambino nell'ambito di un apposito piano didattico educativo. Quando il bambino non riesce a stare in classe e quando risulta a rischio la normalità operativa dell'attività didattica, viene accompagnato in un'apposita aula, affidato appunto alle cure dell'insegnante dedicato. Ieri mattina però la nonna ha contestato questa scelta, compiuta già alle 9 del mattino. La spiegazione della dirigenza dell'istituto è stata che già nella prima mezz'ora erano emersi elementi chiari di incompatibilità con la classe. Dopo alcuni minuti di tensione e di rischi che l'aggressione verbale e lo strattonamento fisico degenerassero, è tornata la calma. Ci sono voluti 3 anni per far arrivare all'articolo 3,3 ed avere tutte le ore, perché quando è un articolo 3,1 non è che danno tutte le ore, ne danno 6, 8 e poi la scuola chiaramente si organizza come può, magari aumentando al suo interno le ore con altri docenti, togliendo magari ad altri ragazzini, strutturando le ore di sostegno e creando un po' le possibilità per tutti, questo. Quindi le sto dicendo, noi come scuola abbiamo lavorato, certo il fatto di oggi è un fatto increscioso. La scuola si è dotata di tutti gli strumenti per arginare la situazione ed aiutare l'alunno e sostenerlo in accordo con la famiglia, ok? L'accordo sempre c'è stato con la famiglia e quindi ha diciamo, organizzato l'orario scolastico adatto all'alunno, personalizzando l'orario, facendo un piano di apprendimento specifico per l'alunno e addirittura quando l'alunno non è in grado di stare in classe perché ancora non è del tutto scolarizzato, proprio perché ha un disturbo della condotta, allora in quel caso l'alunno viene anche con un insegnante portato fuori e nel rapporto 1 a 1 si gestisce meglio, diciamo, il compito che deve svolgere. E anche i docenti hanno e aiutano questo bambino, il bambino ha una insegnante sempre accanto a sé. Molte volte il fatto che le famiglie non riescono a capire che la scuola veramente fa tanta fatica proprio per mancanza di risorse a gestire determinate situazioni, eppure le gestiamo. E quindi ciò che ci fa più soffrire è non aver riconosciuto il nostro ruolo di aiuto e di supporto ai bambini. Questo è quello che fa più male.